Allora, ho fatto questo video per spiegare bene come fare un vaso con Rocuro, perché ho visto che della lezione scorsa non era molto chiaro. Questo è Rocuro gratis, la versione 308, 308, e questo ad esempio è uno dei vasi che vogliamo utilizzare. Il problema di questo, delle immagini che si trovano in giro è che di solito non sono simmetriche e quindi non sono adeguate per riuscire a lavorarci sopra. Quindi se io carico come background l'immagine di questo quadro, vedete che è un pochino scomodo perché è spostato un pochino. Quindi per riuscire a lavorarci sopra occorre fondamentalmente allinearlo. E per allinearlo, facciamo un attimo, ecco, CTRL Z, che l'avevo già fatto prima. Abbiamo caricato sotto GIMP, questo è il GIMP, il nostro quadro, e poi vedete che ci ho messo una riga, questa. Adesso la ripeto, praticamente le dimensioni di questo oggetto, vedete che è 640x480, quindi io devo allinearlo sulla metà della dimensione orizzontale, cioè 320. Quindi prendo il righellino, me lo metto su 320 e poi mi prendo qua l'oggetto di spostamento e cerco di spostare l'immagine in modo tale che sia un po' più centrata. Dopodiché mi faccio il salvataggio. Save as e me lo salvo come esempio cinese 3 trattino simmetrico. Esportiamo, salva, è tutto a posto. Ok, quindi con GIMP abbiamo finito, almeno la parte che di. Torniamo su Rocuro e proviamo a tirarci su il cinese simmetrico, quello che abbiamo appena fatto. E vediamo che questo punto è un pochino più umano per essere usato come immagine. Ok, allora eccoci con il nostro quadro, questo, vedete che abbiamo visto adesso è simmetrico, e lavoriamo per cominciare con il livello di dettaglio far, quello più avanzato. Questo ci permetterà di muovere i punti, che sono i punti più di quelli che danno un po' il senso alla forma, che sono questi rossi. E muovendo questi punti si muoveranno analogamente anche gli altri punti vicino. Quindi dobbiamo fare in modo tale che questi punti rossi seguano i punti più importanti della forma del nostro oggetto. Qui in realtà sarebbe curvo, ma noi lo facciamo tondo. In pratica questa deve essere la silhouette con cui l'oggetto viene visto da lontano. Ok, e mettiamo ancora questa. Ok, abbiamo fatto questo perché in questo modo praticamente muoviamo pochi punti e abbiamo il massimo dei risultati. Poi possiamo muovere ancora i punti intermedi, questi. Però per muovere i punti intermedi conviene andare a questo punto sul livello di dettaglio più importante che è il near. E questo livello di dettaglio facciamo così. Allora, questi qua vediamo che sono, cioè nella foto rimangono curvi, ma noi sappiamo che il vaso in realtà è dritto qua. Quindi selezioniamo tutti questi punti e gli diciamo di fare un allineamento. Ecco, vedete che quindi l'abbiamo allineato così. Poi prendiamo gli altri punti e cerchiamo di allinearli un pochino in modo tale da rispettare la forma del vaso. Questo, 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 questo. Vedete che purtroppo ecco, un difetto di Rocuro è che è molto facile produrre delle forme che in realtà sono seghettate, quindi non sono proprio il massimo della vita. Ma tant'è, insomma. Quindi questo qui, beh, diciamo che adesso mi è venuto già abbastanza bene e questo è il nostro quadro. Vedete, ci è venuto abbastanza bene perché qui, a parte forse, ecco qua potremmo forse rientrare leggermente. Ecco, così vediamo, abbiamo questo schema qua e il vaso su per giù ce l'abbiamo. Allora, facciamo, beh, qui c'è un po' di pieghettamento qua. Ci conviene forse ingrandire un attimo.
vedere se riusciamo a sistemare un attimo questo piegettamento. Ecco così. Ah sì, questo. Ecco, così. Ah, c'è ancora questo punto qua. Ok, cerchiamo di fare quanto più possibile, comunque vedremo che poi possiamo un po' correggere. Allora, il profilo del vaso, vedete che l'abbiamo fatto. A questo punto facciamo il salvataggio e lo chiamiamo cinese 3 procuro.tga, chiamiamolo procuro1.tga, zaffa, è salvato. Prima di portarlo in Second Life, io suggerirei di fare un piccolo editing su Blender. Quindi abbiamo qua Blender. Facciamo che cancellare un po' di cose. E proviamo a importare questa immagine sculpted che abbiamo generato con Rokuro. Cerchiamo sui documents. Ecco qua, cinese 3, Rokuro 1. Andiamo a vederlo di fronte e direi che va già bene, no? Come quadro, come vaso. E quindi potrebbe già essere l'idea, anche se vedete che non è bucato, adesso risolveremo questo problema qua. Dunque, lo vediamo di fronte, senza prospettiva, quindi ho premuto l'1 e poi il 5. Ma cosa facciamo? Andiamo in Edit Mode con Tab e vabbè, adesso sono stato abbastanza bravo, ma in realtà in generale potrebbe essere comodo fare lo smooth. Smooth, questo serve proprio per ridurre i problemi, smussare, ecco, i vertici che magari sono venuti un pochino troppo angolati. Quindi questo l'abbiamo fatto, perfetto. A questo punto un vaso vero non è proprio fatto così. E visto che ci siamo, lo proviamo a bucare dall'alto. Quindi andiamo in Edit Mode e proviamo a vedere se riusciamo ad abbassare per fargli l'imboccatura. Quindi facciamo A, deselezioniamo tutto. Allora aspettate, ecco, che portiamo sotto. Ecco, accertiamo di avere questo per poter selezionare tutti i punti e cerchiamo di selezionare soltanto la parte superiore, strettamente superiore, e lo facciamo con un C, vedete, e cerchiamo di selezionare i 32 punti in alto. Vediamo che sono proprio 32, quindi ne abbiamo selezionati giusti. Ok, questi punti in alto. Per aiutarci un attimo per ridurre, mettiamo la selezione del Proportional Editing e mettiamo Sphere, questo qua, che ho visto prima che funziona abbastanza bene. A questo punto, ah ecco, aspettate, quindi riduciamo il Proportional Editing con la rotellina, vedete che sto praticamente incavando e mi faccio il vaso. Vedete che si è abbastanza. Ok, poi magari tolgo ancora, ecco questo, con Alt seleziono questo edge loop, faccio S per ampliarlo un po'. Magari ampliamo l'altro edge loop, poi ci facciamo Alt S, ok, vedete che sto ampliando l'interno, tanto non è importante che sia perfetto, l'importante è che dia l'idea che il vaso sia pieno. A questo punto ho tutto a posto, vado in Object Mode, Object, e facciamo di nuovo il Bake Sculpt Map.
Ok, e il back scroll up mi compare praticamente, lo posso vedere qua sulla destra, seleziono UV Image Editing e mi sposto su questo qua, Rokuro 1, sperando che sia, ah no, me l'ha fatto 1024, facciamo 64, 64. Detto 64 MVT, ok, questo è lui. Rifacciamo di nuovo qua sopra il Bake Sculpt Map. Ok, vedete che l'ha fatto giusto, 64x64. Per vedere se questo oggetto effettivamente è quello che vogliamo, rifacciamo Image Import as Sculpti e vedete che abbiamo il nostro oggetto che sembra buono. Quindi questa immagine a questo punto la possiamo salvare finalmente, Save as Image, e la salviamo su Cinese 3 Rokuro 1 Blender e vabbè, salviamola a PNG, Save as Image. A questo punto, per vedere se viene bene in Second Life, basta importarla dentro uno Sculpted. Ecco che la sto importando dentro Second Life con Lossless. Facciamo l'upload. Dopodiché, aspettate, vado un attimo a casa. Mi costruisco uno sculttino. Oppure posso provare a vedere se riesco a riciclare questo, che era quello sbagliato, mi è stato emendato, e provo a metterci il nuovo sculpted che ho appena fatto. Questo lo prendo, lo metto dentro, eccolo lì. Adesso aspettiamo e vediamo che, usando Rokuro, adesso però è leggermente storto, mettiamolo dritto. Ok, vedete che usando Rokuro e poi con una piccola aggiustatina in Blender c'ho qualcosa di abbastanza interessante, quindi facciamolo tipo 3, 3 e 5. Ecco, abbiamo il nostro vaso che assomiglia un po' a quello da cui siamo partiti, che ricordiamo essere quello. A questo punto l'unico altro problema è poi texturizzarlo, ma lì ho poi spiegato, ho degli altri tutorial che spiegano come si fa. Boh, spero di essere stato chiaro. Se ci sono problemi comunque contattatemi, mandatemi IM o email. E cercherò di rispondervi. Buonasera, alla prossima.